Oggi è l'11 febbraio 2012, stiamo andando a Mongraziano Centro e come potete vedere la strada è un po' imbiancata dalla neve. Questa è la statale che collega San Marco Argentano con Mongraziano e gli altri paesi albanesi che si trovano sulla catena della Montagna Magna, così chiamata. C'è un po' di neve ai lati della strada e le montagne sono completamente imbiancate. Questa è l'attuale situazione, oggi è il pomeriggio del 12 di febbraio 2012, quindi 12.02.2012, e adesso vedremo com'è il panorama proprio man mano che si sale verso Mongraziano Paese, così un po' per dare l'idea del fatto che anche in Calabria ha comunque nevicato, anche se la situazione non è critica come quella, per non dire drammatica, come quella che c'è nelle Marche, in Toscana, in Emilia, però anche qui la neve ha fatto il suo corso. Come vedete la coltre bianca ancora regna ai lati della strada, mentre su, sulle montagne si vede qualcosa di bianco, però è solo nebbia, almeno sembra che ora non stia nevicando. Ci ricordiamo delle giornate estive quando qui si sfiorano i 38-40 gradi e si va a Mongraziano per prendere un po' di fresco, ma in questa situazione il fresco è già esagerato perché praticamente, come potete ben vedere, la neve è un po' dappertutto. Qualche veicolo che scende, qualcun altro che sale come nel nostro caso, e si continua a salire. Qui siamo più o meno intorno a 350-400 metri, fra poco arriveremo al culmine della, ecco qui il cartello Mongraziano, sono definiti certificati, arriveremo al punto più alto che è quello appunto del comune di Mongraziano, che ha 540 metri di altitudine, è quello più alto della fascia dei paesi che vanno da Cosenza a venire verso San Marco Argentano, a ridosso della catena della Montagna Magna. Ringraziamo il web e soprattutto YouTube che ci danno la possibilità di far sì che queste immagini girino un po' per tutto il mondo, così chi lo sa, qualche nostro paesano in America o da qualche altra parte possa rivedere il suo tanto amato paese di origine con la neve imbiancato così, ecco le montagne di Mongraziano. Stiamo avvicinando in località Cumba e la neve la fa da padrone anche qui. Beh, è anche probabile che stanotte venga di nuovo a nevicare perché la situazione, come potete vedere, è abbastanza critica. Le strade sono pulite, però c'è ancora molta neve ai lati. E qui ci troviamo a Vallone Cupo, cosiddetto in dialetto così chiamato Vallone Cupo. Qui la neve è davvero tanta, come potete vedere. Thank you.
Ed eccoci all'ingresso del nuovo assalto, del nuovo cartello.